Presentare la nostra sezione non è una nuova sezione, ma è una sezione che ha 53 anni di vita e questo voglio specificarlo. È una sezione importante per Montevarchi. Sono soddisfattissimo quando il 7 aprile sono stato eletto da presidente. Ma grazie a Dio non solo la mia presidenza, ma anche tutto il consiglio è un ottimo consiglio, sia a livello sportivo, ma soprattutto anche a livello umano. Persone dove si vuole dare un po' una svolta anche all'associazione, riprendendo da quello che ha detto il presidente, l'avvocato Scotti, presidente nazionale all'ultima assemblea nazionale. Dobbiamo essere giovani nei giovani e quindi penso sia un bel messaggio, un bel biglietto da dimostrare a tutti. La nostra sezione, ripeto, è appena partita, stiamo riprendendo un po' la strada che aveva lasciato l'ex presidente. Noi abbiamo preso in mano un po' le redini di questa squadra. È una squadra importante, una squadra dove ha molte ambizioni, ma soprattutto molte idee da fare. La prima idea è anche di aumentare i soci, ovviamente, e portare avanti anche un nuovo progetto che si chiama la tessera del veterano junior, che sarà una tessera dai 17 ai 25 anni, a un costo di 5 euro per avvicinare anche i nostri soci, i nostri nuovi associati. Andremo dentro le scuole sicuramente e poi, ecco, in poco tempo, già dal 7 aprile fino ad ora, abbiamo fatto già un qualcosa di buono. Abbiamo già trovato la sede, che sarà in viale Matteotti al Palazzetto dello Sport a Montevarchi, e quindi insomma tante tante iniziative. E poi, ecco, anche avere un rapporto e consolidare un rapporto anche con l'amministrazione comunale, che ovviamente è stata la prima ad appoggiarci in questa ripresa di questa sezione, e poi altre sezioni, ovviamente non dimentichiamo anche i cugini di San Giovanni, la sezione Enzo Bianchi degli amici di San Giovannesi, e poi altre sezioni sparse in tutte la Toscana. Il nostro obiettivo ovviamente è essere presenti sul territorio, perché io sono onorato di rappresentare la città, onorato con tutto il mio consiglio di stare insieme per fare un qualcosa per Montevarchi. E dobbiamo ricordarsi che quando sono stato chiamato per avere anche il mio incarico, e ho chiamato anche persone dentro il consiglio, dal vicepresidente a tutti i consiglieri, ecco, sono stati i primi ad abbracciare questo progetto. Presidente dei veterani dello sport, l'amministrazione è entusiasta del fatto appunto che ci sia stata la volontà naturalmente di andare avanti dopo 53 anni di storia, una storia importante per la nostra città e che ci sia appunto un nuovo presidente che ha voglia di far crescere, di solidificare, ma far crescere anche questa realtà, soprattutto cercando di coinvolgere i giovani, perché è fondamentale che questa realtà continui a vivere e questo lo può fare soltanto se all'interno appunto dell'associazione si iscrivono appunto i ragazzi, gli amanti di coloro che praticano sport o che amano lo sport. E il nostro appoggio, l'appoggio dell'amministrazione verterà anche in senso pratico, perché come ho già avuto modo di parlare, di dire al Presidente, l'amministrazione dà un appoggio concreto nel cercare di realizzare insieme anche dei progetti, degli eventi che possono far conoscere ancora di più questa importante realtà montevarchina all'interno delle nuove generazioni, per cercare appunto di stimolare anche nuove entrate e cercare di fare appunto dare anche un contributo in modo tale che aiutino l'amministrazione stessa a far capire alle nuove generazioni e non solo l'importanza dello sport. Questa amministrazione tiene particolarmente
a quest'ambito, lo sapete bene, e quindi anche grazie all'aiuto dei veterani dello sport e grazie ad una collaborazione fattiva tra l'amministrazione e l'associazione, saremo in grado, credo, di cercare di coinvolgere sempre di più i nostri concittadini, di cercare di amare e di praticare lo sport e sostenere, appunto, ancora negli anni questa importante realtà associativa del territorio.